terza legge dei gas, la legge di Boyle e Mariotte. Si mantiene costante la temperatura. Il termometro infatti indica la stessa temperatura, TA e TB sono uguali. Si fa variare il volume, quindi si alza manualmente il pistone. Sperimentalmente si vede che la pressione all'interno del contenitore diminuisce. Infatti il lago del manometro segna un valore minore, PA e PB è minore. Dal punto di vista microscopico le particelle non hanno cambiato la loro agitazione termica perché la temperatura è rimasta la stessa. Però occupando adesso un volume maggiore, i loro urti sono meno frequenti, come anche gli urti tra loro e gli urti su qualunque oggetto venga messo all'interno, perché le particelle occupano più spazio, quindi sono più distanziate tra loro. È come dire che il gas adesso ci sta più comodo dentro il contenitore, cioè meno compresso, e quindi fa meno pressione. Sperimentalmente si vede che se per esempio il volume noi lo abbiamo aumentato, quindi abbiamo raddoppiato il volume sollevando a mano il pistone, quindi raddoppiando il volume, dimezza la pressione, triplicando il volume, trimezza, come dico io, la pressione, quadruplicando il volume, quadrimezza e così via. Viceversa, dimezzando il volume, quindi guardiamo questi due disegni da destra a sinistra, dimezzando il volume la pressione raddoppia. Quindi c'è una relazione di inversa proporzionalità tra la pressione e il volume. La pressione è proporzionale al reciproco del volume. Oppure si può scrivere che il prodotto pressione-volume rimane costante. Presi due stati A e B, come nel disegno, il prodotto PV calcolato nello stato iniziale, quindi la moltiplicazione di quello che segna il manometro per quello che segna le tacchette del volume, PV rimane uguale a PV dello stato finale, anche se sono cambiati singolarmente sia la pressione che il volume. Per esempio il volume è raddoppiato, la pressione è dimezzata, quindi il prodotto è rimasto uguale. Oppure il volume è triplicato, la pressione è trimezzata, il prodotto è rimasto uguale a prima. Dal punto di vista grafico si tratta di rami di iperboli. Prendiamo il caso in cui stiamo lavorando con poco gas dentro al contenitore, quindi abbiamo questo ramo di iperbole. Si vede che per esempio in questo disegno il volume è quadruplicato, la pressione è diventata un quarto. Se avessimo usato invece nell'esperimento più gas, avremmo avuto un ramo di iperbole più alto. Vediamo invece che cosa succede se noi non cambiamo la quantità di gas, ma ripetiamo l'esperimento, sempre con la stessa quantità di gas iniziale, ma con una diversa temperatura. Per esempio, prima lavoravamo a 0 gradi centigradi costanti, adesso lavoriamo a 50 gradi centigradi. Dal punto di vista pratico, l'esperimento va fatto utilizzando un termostato che mantiene costante la temperatura a 50 gradi. E tutta l'apparecchiatura, quindi il cilindro con il gas e il pistone, è mantenuto all'interno di questo termostato. Allora capiamo che la stessa quantità di gas, però a 50 gradi, fa una pressione maggiore che se fosse a 0 gradi centigradi. E quindi con quel volume VA, la pressione non starebbe qua, ma starebbe quassù. E tutto l'esperimento, andando ad aumentare il volume, mentre prima a 0 gradi centigradi fissi dava i punti sperimentali su questo ramo di iperbole, adesso invece si partirà a 50 gradi centigradi, si partirà da una pressione che sta quassù per quel volume, poi aumentando il volume da A a B, si seguirà, i punti sperimentali seguiranno quest'altro ramo di iperbole. Quindi anche adesso abbiamo due rami di iperbole, ma mentre nel caso che avevo discusso prima era dovuto alla maggiore quantità di gas, adesso invece il ramo di iperbole superiore è dovuto a una maggiore temperatura fissata alla quale si fa l'esperimento, cioè prima si faceva l'esperimento per esempio a 0 gradi centigradi e i punti si distribuivano su questo ramo di iperbole. Adesso facciamo l'esperimento di Boyle-Mariotte a 50 gradi centigradi, i punti si distribuiscono su quest'altro ramo di iperbole. Questo è logico perché abbiamo detto a parità di volumi le pressioni sono tutte aumentate perché dentro le particelle, avendo più temperatura, si agitano di più. Nei prossimi video, quando prenderemo in considerazione più rami di iperbole,
non sarà mai perché abbiamo cambiato la quantità di gas, quindi perché abbiamo ripetuto l'esperimento di Boyle-Mariotte con quantità di gas diversi, ma sarà invece sempre perché abbiamo ripetuto l'esperimento di Boyle a temperature diverse, senza modificare la quantità di gas. Per completare il discorso, ragionamenti analoghi si possono fare anche per le prime due leggi dei gas perfetti. Venivano infatti due rette inclinate diversamente, come conseguenza di aver ripetuto l'esperimento utilizzando più gas o meno gas. Ma uno potrebbe invece ripetere l'esperimento utilizzando la stessa quantità di gas e cambiando invece il numero dei pesi che appoggia sopra il pistone. Immaginiamo di partire con 0 gradi centigradi di temperatura. Se i pesi appoggiati sono leggeri, a quella temperatura quella quantità di gas riuscirà ad allargarsi un po' di più, quindi il volume sarà più alto e ci troveremo quindi qua in questo punto, quindi sulla retta superiore. Se invece sempre a 0 gradi centigradi e sempre con la stessa quantità di gas noi aumentiamo, cioè ripetiamo l'esperimento con un numero maggiore di pesi, questi pesi costringeranno il volume ad essere più stretto e quindi l'esperimento ci darà la retta meno inclinata, perché il volume V0 a quella temperatura, 0 gradi centigradi, con la stessa quantità di gas di partenza, però sarà un volume più stretto, per colpa dei maggiori pesi. Un discorso analogo vale per la seconda legge dei gas, dove noi, per esempio, a 0 gradi centigradi, ripetiamo l'esperimento partendo da 0 gradi, ma non modificando la quantità di gas che abbiamo, ma modificando il volume che abbiamo deciso di fissare. Se lavoriamo con un volume più grande, sempre fissato ma più grande, quella quantità di gas a 0 gradi centigradi eserciterà una certa pressione interna P0. Se decidiamo di ripetere l'esperimento bloccando il pistone più in basso, per esempio qua, quella stessa quantità di gas e alla stessa temperatura 0 gradi centigradi, essendo costretta in un volume più stretto, più basso, più piccolo, eserciterà una maggiore pressione, quindi il valore P0 si troverà qua. E quindi il secondo esperimento fatto con un volume fissato minore ci porterà punti sperimentali sulla retta più inclinata. Quindi le due rette non rappresenteranno più, in questo esempio, una maggiore o una minore quantità di gas nel contenitore, perché la quantità di gas ora è sempre la stessa, ma rappresenteranno esperimenti fatti una volta con un volume fissato più grande, la seconda volta, la retta più inclinata, un volume fissato più piccolo. Quando si dice fissato si intende che non cambia nel corso di quell'esperimento, però io posso rifare l'esperimento con un altro volume che rimane fissato nel corso dell'esperimento.